è terminata con il risultato di 1-1 la gara tra il Manfredonia ed il Pomigliano al Miramare. Tanto cuore per i biancocelesti, ma ancora una prova in colore, poco incisivi in avanti e con il gioco che latita. Al 27esimo il Manfredonia reclama un calcio di rigore per un mani in aria da parte di Gibu. Il signor Bergamin non ravvisa gli estremi per il penalty. Ospiti in vantaggio al 32esimo con Alfano, che trova la deviazione vincente sugli sviluppi di un angolo alla destra della porta difesa da Bagnara. Alfano, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia biancoceleste, trafigge il portiere Sipontino. 1-0 per il Pomigliano. Ad inizio ripresa per il Manfredonia doppia sostituzione, in campo La Forgia e Trotta al posto di Martino e Pozziello. I Sipontini sono più pungenti in avanti, lasciando spazio agli ospiti solo in contropiede, ma per fortuna non succede nulla. Sesto minuto, errore nella retroguardia bianco-celeste che perde palla e che giunge a Conate, il quale serve Tioine. Il suo tiro viene deviato dal portiere Sipontino Bagnara. 18esimo, mischia in area del Manfredonia, il portiere interviene più volte in un batti e ribatti in area, pericolo scongiurato. 39esimo, occasione ancora per il Manfredonia con Ciccerelli, il suo tiro viene ribattuto dalla difesa ospite. 41esimo, ancora Manfredonia pericoloso, Amendola per La Foggia, il suo tiro debole, facile preda del portiere Alcolino. 43esimo minuto, arriva il gol del pareggio per il Manfredonia, palle in aria per Russo che di testa mette sotto il set alla destra di Alcolino, 1-1, esplode il Miramare. Non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero il signor Bergamin di Castelfranco Veneto decreta la fine della gara. Ancora un punto per il Manfredonia dopo quello di domenica scorsa, che se anche fa poca classifica ma sicuramente fa tanto morale tra i giocatori biancocelesti che domenica prossima andranno di nuovo in terra campana contro la Polisportiva Sarnese.